Io l'ho strappato subito dalle mani. Sicuramente non cammino con uno che c'ha un macete dietro di me di notte in Vietnam, dentro a delle montagne sperdute, completamente buie. Io non ci credo che sto facendo questa cosa. Speranza, oggi ce la giochiamo tutta. Ah, mancava il ponte sospeso nel niente in Vietnam di notte. Porca puttana. Hola! Breve interruzione per dare un po' di contesto, perché altrimenti non si capisce nulla. Come ben sapete, mentre sto realizzando questi video mi trovo in Vietnam, anche se sembra l'Abruzzo. In particolare in questo video sono stato invitato in un posto remoto, in queste montagne dove la città più vicina è a 20 minuti da qui, su un fiume, a fare una grigliata con questi vietnamiti che non parlano inglese, di cui sono diventato loro amico e passo letteralmente tutta la serata con loro. In questo momento state per vedere me che supero con la moto un ponte pericolante realizzato con dei cavi d'acciaio fluttuante su 20 metri di vuoto, e mentre lo percorro vi posso assicurare che mi sono cagato sotto. Senza dimenticare, cosa che non è stata ripresa, che prima di arrivarci ad attraversare questo ponte, di notte abbiamo dovuto fare una di quelle discese dove inizialmente vedete la strada e poi non c'è più nulla. Cioè, nel senso che strada vuoto, perché è talmente pendente che non si vede la strada. Bene, già normalmente di giorno fare una cosa del genere non è da poco. Di notte, al buio, senza luci, zoom. Questo è il contesto. Buona visione! Oh cazzo. Per seguire le fanciulle. Mamma mia, mi sono caccato sotto. Grande speranza! Oh, non ci accappottiamo adesso, grande speranza. Noi dovremmo andare dove sono quelle luci. Quello che voi non vedete, non lo vedo nemmeno io. Le sfide mica sono finite. Mi sento Bear Grylls. No, no, no! Hai tu i sandali, ti dovevi portare. La miseria. La nostra meta. Questo qui è un lago che farò vedere in un altro video. E quelle sono tutte risaie. Tutte risaie. Hello! Come on! Ma le sorprese qui non finiscono più. Sembra buio, ma questo povero disgraziato si è sacrificato per noi. Sumbai, sumbai! Perché qui abbiamo le birre raffreddate dal fiume. Abbiamo anche un cocomero. Bene così. Cioè, questa cosa è veramente una roba da sogno. Nelle montagne sperduti nel Vietnam vi fate amici, un gruppo di persone che vi portano con loro ovunque. A mangiare insieme la mattina, a mangiare insieme la sera, a cucinare con loro, alle grigliate sul fiume, a fianco alle risaie che in questo momento non si vedono. Fatto sta che di giorno è il posto, è uno dei posti più belli che si può trovare qui. E non solo, è anche un posto iconico per il Vietnam, nel senso che è una di quelle viste incredibili da cartolina che solo il Vietnam può regalare. Solo che adesso è tutto circondato di nero e sono con loro a vivere questa esperienza. Questo vuol dire viaggiare, ed è per me, ed è proprio per questo che viaggio da solo, perché ho bisogno di perdermi. È proprio per questo che tutte le persone che prendono un volo aereo e vanno da un posto, per me non viaggiano, si fanno la vacanza, che va bene, ma è una vacanza. Pure io me le faccio. Pure sono andato in Marocco 5 giorni a rilassarmi, a non fare un cazzo. Era una vacanza. Ma il viaggio è un'altra roba. Il viaggio è perdersi, conoscere, perdersi. Per questo va fatto da solo. Almeno è la mia visione. Se fossi partito in compagnia, probabilmente una cosa del genere non l'avrei mai vissuta, perché pure loro li ho conosciuti perché mi sono perso. Per puro caso. Senza mai dimenticare che con loro ho fatto il compleanno, perché festeggiavo lo stesso giorno di un loro amico. Coincidenza assurda, e alla fine ci siamo conosciuti così, facendo la mia festa di compleanno con un'altra persona. Incredibile. Spero che abbiate visto il video del mio compleanno. È tutto buio, ma è esattamente quello che vedo. Birre, gente che si fa il bagno, grigliata e risaie. E in più, per arrivare qua ho dovuto attraversare un ponte pericolante di notte con Speranza. Va bene. Hey man! Hey, chicken. Chicken.
Siamo dovuti tornare indietro rispetto a dove stavamo prima per prendere la nostra cena. Quantomeno non è bau bau. L'ho detto già altre volte, ma sempre meglio sottolinearlo. Era una battuta al fatto che qui si mangiano i cani. Questo qui dietro a me che ha portato il pollo stava con una torcia, queste sono risaie, e ho detto chiudi la torcia, che quando è buio pesto gli occhi poi si abituano. Se invece illumini sempre, come in questo momento, dopo che chiudo non ci vedo più niente. Invece bisogna far adattare gli occhi al buio. Fatto sta che a un certo punto su una mano teneva la torcia, sull'altra non capivo, vedevo sta roba lunga, ho detto ma che è? Tiè. Oh! Io l'ho strappato subito dalle mani, ho detto sicuramente non cammino con uno che c'ha un macete dietro di me di notte in Vietnam, dentro a delle montagne sperdute, completamente buie. Io l'ho tirato proprio dalle mani, ho detto dammi qua. Wow. Giù. Con lui ho festeggiato il compleanno. Se non l'avete visto, vi lascio il video qui. Nel senso che fa il compleanno nel mio stesso giorno. Ci siamo conosciuti per caso e ho rubato la sua torta. Questa è una zampa di gallina. Non è niente male. Vabbè, alla fine è tutta cartilagine e tendini. Però c'ha un suo perché. La cosa bella del Vietnam è che mangi un sacco di verdura. Questo è pesce fritto, però questo è interessante, che sono delle alici essiccate al sole, che poi sono state piastrate. Allora, io mi rendo conto che ho dei gusti un po' particolari, ed è vero. Cioè, molte cose che piacciono a me mi rendo conto che alla persona media in Italia farebbero letteralmente schifo. Però sono abbastanza sicuro che queste qua piacerebbero anche in Italia. Sono molto molto particolari. Sanno ovviamente di pesce, sono croccanti, morbide, dolci. Poi alla piastra, spettacolo, veramente spettacolo. Pesciolini. Questo è forte. Questo è aglio fatto sui carboni. Vai a vedere? Vai. Come se non fosse niente. Come se non fosse niente. Cioè, non ti fa niente. Proviamo. A lui proprio non se ne è fottuto proprio. Sgusciamo l'aglio. Ok. Vado? Sapete il forte dell'aglio? Completamente scomparso. Cioè, sembra solo croccante, è morbido allo stesso tempo, però non c'ha quell'effetto dell'aglio tipo oh, no, è buono. C'è buono. Ho scoperto che l'aglio sui carboni può mangiare. Sarà andato a pisciare e ne approfitto per cercare di farvi vedere per quanto sia possibile cosa c'è qui. Niente, è tutto verde. Ma sei andato a pisciare o lo stai cercando il cazzo? Che stai cercando? Rồi mai em có quay về hướng ngày nắng nhẹ. Ritirata strategica, un'altra volta. Ce la fai tu? Ce la fai? Casa? No, no, wait. Facci una luna di notte. Dai, Gesù. Gesù con la sua croce. Torna a casa. Questa è una risaia. Gesù ha portato la croce, speranza porterà le sedie. Ho mangiato e bevuto a gratis. Ci sta che mi occupo del trasporto. Prima è andato. Ok. Speranza, sei tutti noi. Ci vediamo alla prossima. Adesso dobbiamo salire su quel ponte.